presidente, posso? Allora, con il presidente Siccia, allora, la serie è di nuovo dalla parte nostra. Oggi una prestazione di grande carattere dopo un avvio difficile. Le chiedo le sue sensazioni, insomma. Siamo senza sensazioni di grandi sorrisi oggi, perché abbiamo vinto 3-7 di fila, cosa che era quasi impossibile con Milano ormai da 2-3 anni, e quindi sembra, diciamo, che abbiamo preso il verso buono questa sera. Io devo dire che è stato un bellissimo vedere. Abbiamo cominciato a battere bene, nonostante che abbiamo perso quel set, abbiamo cominciato a non affossarci, battere bene, poi abbiamo cominciato a difendere e a contrattaccare. Questo effetto, diciamo, difesa e contrattacco andata a buon fine, che era la loro arma originale, che è anche la loro arma, li ha, diciamo, un po' così presi in contropiede. E quindi abbiamo vinto abbastanza lentamente, ecco, però tutto quanto è rimandato a giovedì, perché giovedì i veri problemi usciranno. Senta, quindi il problema è stato la battuta, quello del primo set, perché poi chiaramente sono 7 errori, chiaramente ci sono stati, e sì. Poi gli altri 3, quando è entrato il servizio, sì, si è vinto, diciamo, non agevolmente, ma quasi. Ma anche con le difese, abbiamo visto, certo, che abbiamo cominciato a fare filtro a muro e a difendere e poi a contrattaccare, e questa è la differenza degli ultimi 2-3 set. Quello lì è stato, diciamo, la differenza, che li abbiamo praticamente un po' presi sulla loro specialità, quella di difendere e poi contrattaccare. Anche noi siamo stati capaci di fare questo, e quindi mi viene andata a finire bene. Senta, adesso giovedì si spera chiaramente magari di ripetere la stessa prestazione, ma con un finale diverso. Uno finale diverso, perché speriamo di vincere, ma ripeto, sarà molto dura. Come ho detto al presidente loro, giovedì sarà un'altra partita, sarà veramente da loro, diciamo, con il loro pubblico, con il nostro viaggio, ci saremo un po' sbattuti, e quindi, ecco, saremo un po', come si dice, un po' così. Però ecco, questo è, la pallavolo è questa, alla fine per gli off si gioca ogni 3 giorni, e che ti devo dire? Speriamo di fare bella figura, ecco, dopo vediamo. A chiudere le chiedo un pensiero sul risultato dell'altra semifinale abbastanza sorprendente, 3-2 per Monza. Che ti devo dire, non lo so, sembra che, non so se è rientrato Mar, perché non giocava il loro miglior giocatore, però con Mar forse è rientrato, gli equilibri sono, e poi c'è anche che Trento possa essersi un po' sollazzata, sai, diciamo, il percorso, che possa aver anche giocato una partita un po' così sotto i tono. Però ecco, non lo so, io devo dire che i playoff della pallavolo italiana non ti devono trovare sottotono, impreparato oppure meno impegnato. Devi stare, essere molto, come dicono gli anglosassoni, molto engaged. Se non sei questo, rischi, diciamo, di fare vincere gli altri. Grazie, presto. Ciao.